allora mettiamo questo qui, poi questo qua, a posto. Bene. Sono pronto! Non ho paura di voi! E eccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. E sì, oggi video sul film di Five Nights at Freddy's. Diciamo che dopo il feedback ricevuto dai laureati di Five Nights at Freddy's riguardante il video di Security Breach, sono leggermente stressato, ma giusto un pochettino. Ma io sono un canale di informazione, il mio compito è informare, perciò non saranno delle vongole parlanti a fermarmi. Anche perché, non so se lo sapevate, ma io sono Nidu e faccio il cazzo che mi pare. Prima di parlare del film, però, io vi avviso. Il primo che si mette a parlare di tweet o post fantomatici di qualche complottista sconosciuto a Dio prendendo quelle informazioni per oro colato, arriviamo a pizza in faccia. E soprattutto ricordatevi che non è colpa mia se uno sviluppatore di videogiochi si sveglia così all'improvviso e decide di pubblicare un trailer il giorno prima dell'uscita di un video a tema, perché come probabilmente ben sapete io ci metto una settimana, 10 giorni a scrivere e registrare un video. Quindi, dopo aver fatto questo bel cazziatone e questo messaggio, questa premessa, partiamo subito con la cosa più importante che ha confuso moltissimi di voi. Questo non è il film di Five Nights at Freddy's. Willy's Wonderland è semplicemente un ottimo plagio cinematografico, proprio velato velato. Poi raga, tra l'altro c'è Nicolas Cage, ma non era tipo andato in bancarotta? Io me lo ricordavo per Ghost Rider, Ghost Rider 2 e tipo una decina di film sui Templari, poi non l'ho più visto. Non è nemmeno la prima volta che qualche casa cinematografica decide di anticipare sui tempi un'altra casa e quindi portare un contenuto molto simile a un film che dovrà uscire. Tutto questo per cavalcare l'onda del successo che arriverà dal film originale. Avete mai sentito parlare di Carnosaur? No, e ci credo. Questo film è stato prodotto e registrato in una sola settimana per anticipare l'uscita di Jurassic Park e quindi cavalcare la futura onda del successo. Inutile dirvi che non ha funzionato. Praticamente Willy's Wonderland è la stessa identica cosa. Tra l'altro, finché una delle due case produttrici non inizia a tirar fuori una qualche causa legale, va tutto bene. Adesso però mettiamo da parte queste truffe da macumbari di Novara che ti vendono le tracolle a 10 euro e passiamo subito con il film di Five Nights at Freddy's. Pensate che sto film è in lavorazione da 3-4 anni circa e adesso vi spiego anche il perché. All'inizio questo progetto era in mano alla Warner Bros, ma dopo vari casini creativi e altre cose il progetto è passato alla Blumhouse Studios, una casa cinematografica famosa per i film horror. Inoltre, Covid permettendo naturalmente, sia lo stesso Scott che lo stesso regista del film hanno confermato che le riprese partiranno in questa primavera, tenendo conto quindi di riprese, post-produzione, distribuzione e così via. Molto probabilmente il film uscirà a fine 2021, in un periodo tra novembre e dicembre, per avere tutto sotto controllo. Aggiornamento per quanto riguarda la data di uscita del film. Come ho detto all'inizio del video, non esiste una data precisa per via della situazione Covid, pandemia, quindi tutto si può rinviare e così via. Adesso stavo cercando le immagini da inserire all'interno del video e tra questi volevo prendere lo screen della pagina Wikipedia della Blumhouse Production nella sezione progetti futuri. Questo perché all'interno di questa sezione c'era scritto che il film doveva uscire nel 2021. Però a quanto pare la data sulla pagina Wikipedia è stata spostata al 2022. Tenete conto che Wikipedia ovviamente non è una fonte di informazione ufficiale perché tutti possono scrivere qualsiasi cosa, ma questo è per spiegarvi che non c'è una data specifica, perché la situazione Covid non sta aiutando le case cinematografiche e quindi un giorno può essere una data, un giorno può essere un'altra data ancora e così via. Quindi ora io vi lascio al video, perdonate questo intermezzo, ma volevo essere preciso su ogni aspetto. A proposito di regista, voi lo sapete chi si occuperà di questo film? Chris Columbus. E voi direte, e chi cazzo è?
Ve lo spiego subito. Ha fatto giusto due filmini così a caso, come ad esempio i primi film della saga di Harry Potter, i due film di Percy Jackson e Gremlins 3. La scelta di questo regista non è casuale. Questo perché Chris Columbus ha lavorato un sacco a stretto contatto con gli animatronics. E come ha detto anche lo stesso Scott, in questo film ci saranno moltissime scene con gli animatronics. Tra l'altro, quando avevo detto questa cosa su TikTok ai bei tempi andati, moltissimi mi hanno scritto: ma Nidu, non è che poi si ribellano e spaccano tutto? No, la tecnica degli animatronics è un pochino diversa come cosa. In parole povere, l'utilizzo degli animatronics serve all'interno del cinema per rendere più realistiche alcune scene, escludendo di conseguenza la CGI, ovvero la computer grafica. Moltissimi film hanno utilizzato queste tecniche. Basti pensare ad alcune scene di Jurassic Park, oppure alla regina dei xenomorfi della saga di Alien. Quindi, tranquilli, ci saranno gli animatronics per moltissime scene per rendere il più realistico possibile il film. Ora la parte quella su cosa. Ma la trama? Da qualche mese ormai abbiamo la conferma che la sceneggiatura è stata completata. Inoltre su Reddit lo stesso Scott ha pubblicato alcune bozze di vecchie sceneggiature scartate poi in seguito. Sono veramente tantissime e magari potremmo farci, che ne so, un video reaction, commentary a parte dove parliamo di tutte queste sceneggiature scartate. Perché no? Ditemelo nei commenti. Però in questo video vorrei prenderne in analisi due molto particolari. Questo perché queste due sono quelle che più si avvicinano alla mia teoria legata a una possibile trama. E ci servono anche per capire la trama ufficiale, quindi lo script che ha annunciato Scott nei suoi Reddit. La prima sarebbe la sceneggiatura chiamata F. In parole povere, dei ragazzi si rinchiudono dentro al Freddy's. E da lì ovviamente scoppia il panico. Visti gli horror moderni, io ho sempre puntato su un film su Five Nights at Freddy's con un gruppo di ragazzi che magari rimane chiuso da qualche parte. Ci ho sempre scommesso tutto su questa trama. Peccato però che secondo Scott questa sceneggiatura doveva finire con una roba trashissima dove questi robot in realtà erano stati costruiti dal governo e quindi panico. L'altra sceneggiatura molto interessante è quella chiamata Silver Eyes, che come avrete sicuramente intuito altro non è che il riadattamento cinematografico del libro. Qual è il problema? Scott non è riuscito a coniugare la trama del libro con un riadattamento cinematografico e perciò hanno scartato tutto. In ogni caso, alla fine Scott ha optato per una sceneggiatura chiamata Mike, che a detta sua sarà l'ibrido perfetto tra tutte queste sceneggiature scartate. Insomma, sarà un mix, prenderà dei pezzi di questo, dei pezzi di quello, un po' di latte, frullatore e voilà, la sceneggiatura. Quindi magari un film con un gruppo di ragazzini, cacciatori di fantasmi magari, che vengono rinchiusi dentro il Freddy's con degli accenni di trama del libro, con degli accenni di trama del videogioco, insomma un mix così. Una cosa molto interessante che è uscita fuori dalle varie sceneggiature è questa. In tutte le varie sceneggiature non si è mai fatto riferimento a nessun tipo di animatronic. Non si parlava degli originali, dei Withered, niente, zero. Ma in una sceneggiatura si è fatto riferimento ai Funtime Animatronics. E se veramente la sceneggiatura Mike è un ibrido tra le caratteristiche principali di ogni sceneggiatura scartata, magari gli animatronics che appariranno in questa sceneggiatura saranno proprio i Funtime Animatronics. Chi lo sa, se davvero vuole fare questa mega macedonia di roba, magari prendono i Funtime Animatronics, oh, ma sì, dai, e ce li metto. Quindi perché no? È un'ipotesi. Come potete vedere c'è veramente tantissima carne al fuoco. Ci sono moltissimi post, moltissime notizie, bisogna cercare gli indizi nel modo giusto, insomma c'è veramente un sacco di roba ma allo stesso tempo sappiamo veramente niente. È un po' un paradosso, no? C'è tanta roba da vedere ma sappiamo fondamentalmente nulla. E questo era tutto quello che c'era da sapere fino adesso sul film di Five Nights at Freddy's. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è stato così vi invito a lasciare un bel pollice in su, a dire la vostra qua sotto nei commenti, a iscrivervi e ad attivare la campanella. E detto questo, con un bamf, vi saluto.